e dopo Massimo Ranieri Patti Pravo. Grazie, grazie. Ah, ma io qui rimedio gran baci, meno male. Benissimo, Corrado. Mi va benissimo. Senti, Patti, si è parlato molto della tua partecipazione a Canzonissima. Si diceva che non avresti preso parte a questo concorso, così. Ma perché? Avevi forse paura? Beh, paura. Sempre un po' di paura, soprattutto. Beh, ma quando... non è per quello che tu. No, non per quello, però c'è sempre. Cioè, non avevi una canzone pronta, forse? No, la canzone ce l'avevo. Non volevi cimentarti contro i tuoi colleghi? No, no? Allora perché non volevi fare Canzonissima? Perché prima di tutto avevo degli impegni leggermente lontano, andare ad Acapulco, però poi ho trovato giusto venire in Italia e cantare per il mio pubblico, era più giusto. Quindi è una cosa semplicissima, perché avevi un altro sì, impegno. Sì, ma sei tu che compri. No, ma tutto. No, io avevo letto sui giornali, a destra e a sinistra, dichiarazioni, controdichiarazioni. Tutto appianato, cos'è che canti? Non ti bastavo più. No, no, basti, basti. Quegli occhi tuoi, quei sogni tuoi, io li dovrei dimenticare ormai. E ci proverò, chi lo sa se ci riuscirò. Tu giri ormai le spalle a me, un passo e poi un altro, e sei già lontano e vai. Mentre io non dico niente e vai, giorni e notti come tanti anni, giorni e notti ricercando un perché. Vediamo allora quanti voti ti danno gli amici giornalisti. Votazione 20.
20. Complimenti e auguri. Ciao.